La difficile gestione dell'emergenza sismica ha evidenziato la necessità che la collaborazione fra i livelli di governo sia sempre operosa e solidale, e lo stesso spirito deve accompagnare le azioni volte alla ricostruzione di quelle aree, priorità nazionale che non può conoscere arretramenti. È quanto chiede al governo il presidente Sergio Mattarella attraverso un messaggio ai prefetti d'Italia in occasione della festa della Repubblica. Il Ministero dell'Interno fornisce i dati sugli sfratti dell'anno 2016, da cui emerge che in Abruzzo, in linea con il resto del paese, la percentuale di quelli emessi diminuisce. Pescara, tuttavia, si conferma come la città più morosa della regione, dove aumentano gli sfratti eseguiti con forza pubblica. Tragedia tra Porto San Giorgio e Lido Tre Arche, dove intorno alle 5 di questa mattina una donna di circa 40 anni è morta dopo essere stato investito da un treno sulla linea ferroviaria. Sul posto sono stati chiamati ad intervenire i vigili del fuoco, la polizia e la Polfer della stazione di Porto San Giorgio. Teramo, assolto il padre accusato di abusi sessuali sulla figlia, era finito a processo con l'accusa di aver costretto per anni la figlia a subire abusi sessuali, un'accusa dalla quale questa mattina l'uomo, un 48enne residente in Val Vibrata, difeso dall'avvocato Tiziano Rosso, gli è stato assolto dal tribunale di Teramo con la formula perché il fatto non sussiste. Torna Fermento Marchigiano Craft Beer Festival. Il centro storico di Montebrandone ospiterà per 3 giorni tanta birra, buon cibo, workshop e musica. L'appuntamento è fissato dal 9 all'11 giugno presso la cittadina. Abruzzo, gli spazi di Lanciano Fiera tornano ad animarsi dal 2 al 4 giugno prossimi per la Fiera delle Meraviglie con le mongolfiere protagoniste. L'appuntamento rientra nell'Abruzzo Open Day Summer.